Buongiorno agli amici di Giprocida e agli amici della rete. Questa mattina con noi nella gloriosa Arciconfraternita Piemonte dei Marinai, sede dell'Arciconfraternita Piemonte dei Marinai al porto, è con noi il commissario arcivescovile Gianfranco Wurzburger, a cui diamo il buongiorno, Buongiorno a tutti, e grazie. il nostro avvocato Porfirio Lubrano per la nostra consueta rubrica tra ente comunità e ente apparato. Perché noi questa diretta dall'Arciconfraternita, perché da circa un mese a questa parte è nata una sorta di sinergia prospettica e progettuale tra la nostra redazione di TG Procida e l'Arciconfraternita Piemonte e Marinai. Per tanti anni sul territorio abbiamo sempre cercato qualcosa o qualcuno, istituzioni o meno, che in qualche modo potessero in qualche modo potessimo essere un valore aggiunto per questa istituzione. L'abbiamo trovata nell'Arciconfraternita Piemonte Marinai, che ci ospita nella sede. Abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa con la quale mettiamo a disposizione tutte le nostre professionalità, e Piemonte mette a disposizione la sede e tante altre belle cose. E stamattina siamo proprio qua a rappresentarlo con Gianfranco Wurzburger, commissario arcivescovile, che ci parlerà anche di quelli che sono i progetti presenti e futuri dell'Arciconfraternita. È da un anno, non mi ricordo da quando anni siete, un anno che siete arcivescovile, che siete commissari, e già si è visto un cambio di rotta. Tant'è vero che noi come redazione all'inizio non avevamo nemmeno capito molto bene quali erano i momenti e come si muoveva questo nuovo governo dell'Arciconfraternita. Quando poi invece l'abbiamo capito, siamo riusciti a percepire che c'è un modus operandi diverso rispetto a quello che per tanti anni è stata la gestione dell'Arciconfraternita Piemonte dei Marinai. Allora, Gianfranco, innanzitutto, se ci vuoi fare un augurio a noi, ce lo facciamo noi stessi di questa intesa, e poi i progetti, quello che è stato, partendo anche dal Natale, che è stata una bella cosa che è stata fatta ultimamente, che avete fatto con le borse di studio, quindi un excursus di quello che è stato e quello che sarà. Beh, innanzitutto buongiorno e grazie a tutti. L'idea di questo protocollo d'intesa tra l'Arciconfraternita del Piemonte dei Marinai e il TG Procida è un piccolo passo che si fa nell'ottica dell'allargamento della rete con tutta la realtà procidana, perché il Piemonte dei Marinai, l'Arciconfraternita del Piemonte dei Marinai, vuole tessere questa rete per realizzare una serie di iniziative, di attività a favore della comunità procidana e in modo particolare di quella marinara. Quindi iniziamo con questo piccolo passo per iniziare ad avere una prima maglia di questa rete, per poi allargarla ed avere un coinvolgimento di tutti gli attori della comunità procidana. A breve tra l'altro già abbiamo stipulato un protocollo d'intesa con il Comune di Procida e con l'associazione Loro di Procida di Elisabetta Montaldo. Faremo una serie di attività culturali per tutelare quella che è la storia del patrimonio procidano, no? Soprattutto dal punto di vista dei costumi, delle grazielle, di quelle che sono le vecchie tradizioni di Procida. E così come vogliamo fare altre attività con le scuole, abbiamo fatto il primo concorso Gente di Mare e Gente di Procida, Che ha avuto un ha grande successo, avuto vero? un grandissimo successo, soprattutto tra i ragazzi, perché poi vogliamo puntare molto sui giovani. Chi deve portare avanti in futuro l'Arciconfraternita del Piemonte dei Marinai sono i giovani procidani. I giovani che si apprestano poi anche ad avere un rapporto un po' più vicino al mare, quindi ritorniamo a quella che è la tradizione dell'Arciconfraternita del Piemonte dei Marinai, che è appunto preservare la categoria dei marittimi e dei marinai in senso molto lato. Questa, diciamo, è la linea generale, ci saranno altre iniziative, ci sarà il priorato, come è stato annunciato da Vogliamo Don Giuseppe spiegare. Tufo, che è il direttore dell'ufficio confraternita, il priorato di tutte le confraternite di Procida, che va sempre nell'ottica di creare questa rete delle realtà operanti a Procida. Quindi Quindi, una sola associazione che le racchiude no, non è tutte una sola qua. associazione. Ogni arciconfraternita manterrà la propria autonomia. I superiori, i priori di queste arciconfraternite, i commissari, si riuniranno in questo priorato e il priorato cercherà un
diciamo in modo unanime, congiunto, di promuovere delle attività che vanno appunto nella promozione del culto, ma soprattutto nelle opere di carità e di beneficenza. Perfetto, veramente una bella notizia, anche perché per troppi anni però è stata divisa, cioè basta pensare che un territorio così piccolo, quattro confraternite più questa qua sono cinque, quindi ricongiungerlo un po', farle tornare di nuovo a quello che era forse lo spirito originario, veramente è importante. Avvocato, tu sei uno di quelli che ci ha tenuto molto a questa sinergia tra redazione del TG Procida e Piemonte. Arciconfraternita Piemonte Marinai. Le tue impressioni, abbiamo già avuto modo, tu hai avuto modo di collaborare con Gianfranco per quanto riguarda il premio per i ragazzi, quindi hai avuto modo anche di capire lo spirito con la quale la nuova arciconfraternita si muove nei confronti della comunità procidana. Una tua battuta in merito. Allora, buongiorno anzitutto. Sì, fondamentalmente la tua diciamo, domanda, come spesso accade, contiene già delle risposte. Sì, io diciamo come dettame fondamentale indico sempre l'entusiasmo. Ogni iniziativa che mira a preservare, tutelare e valorizzare con attività di promozione e sviluppo l'immagine della comunità procidana, con particolare riferimento alla marineria, ben venga, e io sono convinto assertore, diciamo così, di queste forme aggregative che vanno a cementare le forze di coesione, va bene, fra tutte le anime presenti sul territorio. Sì, effettivamente, già dall'iniziativa a cui ho avuto l'onore e il piacere di partecipare, di cui parlavate poc'anzi, è stato un evento veramente ragguardevole che ha visto, già in altre occasioni l'ho sottolineato questa cosa, ha visto partecipare un quadro particolarmente variegato e quindi ricco di esperienze che hanno confluito poi nella cognizione di questi temi, di questi disegni, di queste fotografie afferenti usi, costumi, tradizioni. Va bene, di Procida, ripeto, con particolare riferimento alla marineria. E allora che ben vengano queste iniziative e io sono sempre, ripeto, per le forme aggregative, anche per dare ancora, crescendo nella sana visibilità della nostra isola, che purtroppo in passato sicuramente non ne ha beneficiato in maniera consona. Per cui, ripeto, di nuovo mi faccio un bocca al lupo, ce lo facciamo tutti quanti insieme per rinnovare uno spirito d'assieme che cementi appunto questa sinergia, questa collaborazione, i cui contenuti li ha già espressamente e in maniera esaustiva espressi appunto Gianfranco. Perfetto. Allora, Giovanni, ultime due parole. Un anno a questa parte, che tipo, cioè, tu conoscevi Procida, c'eri mai stato? Che tipo di popolazione hai trovato? Noi veramente abbiamo scoperto che c'è una buona fetta di persone che prima o non lo sapevo, volutamente o dolosamente non lo sapevo che cos'era l'Arciconfraternita, cos'era il Piemonte Marinai, e oggi con voi, tra virgolette, sta cominciando anche a capire quale può essere il ruolo, il valore aggiunto che può avere un'istituzione così vecchia su un territorio così piccolo come Procida, così radicata da tempo. E invece poi chissà perché per tanti motivi si è andato un po' perdendo negli anni. Hai avuto modo di percepire pure tu questo? Che idea ti sei fatto in merito? E poi così ci facciamo siamo Diciamo che io saluti. conosco abbastanza bene il popolo procidano perché, nonostante diciamo, la mia giovane età, non tanto giovane, 20 anni fa io mi occupavo di pesca marittima. Quindi venivo spesso qui a Procida Ah, quindi e già c'è ah. conoscevo molto bene la realtà peschereccia. E quindi avevo già dei rapporti Abbiamo già contezza con della la parte dell'isola, la parte proprio che si occupava della pesca marittima. È un popolo stupendo, è una comunità veramente favolosa. È chiaro, con delle remore, delle preoccupazioni, perché chi viene dalla Non vedo il terraferma non viene, procitano, esatto, non viene mai visto, diciamo, come l'amico. Invece no, c'è una grande apertura. Io ho notato che comunque gran parte della comunità ha capito, ha compreso qual è l'opera dei commissari che sono venuti qui a Procida. Stiamo cercando di rilanciare quello che deve essere l'Arciconfraternita del Piemonte dei Marinai, fare delle iniziative e nel contempo ricostruire quello che è il patrimonio dell'Arciconfraternita.
È un patrimonio che deve essere messo a servizio della comunità procitana, in modo particolare dei marittimi, dei marinai, di chi vive il mare a Procida e non solo. Quindi noi questo vogliamo fare, questa ricostruzione, e lo questo fare insieme ai procitani, noi non lo vogliamo fare da soli, perché ovviamente, altrimenti veramente non avrebbe senso la nostra presenza qui. Farlo insieme, ecco perché stiamo cercando di intessere questa rete, queste sinergie con il TG Procida, con l'associazione di Elisabetta Montaldo, col comune di Procida, anzi lancio un appello anche ad altre associazioni, perché ho seguito molto sui giornali l'associazione della Coricella che fa tante iniziative, con le scuole. Mettiamoci insieme e facciamo comunità, proprio per cercare di portare avanti delle iniziative per il bene dei procidani, come lo stiamo facendo anche con la Caritas e con le parrocchie di Procida. Perfetto. Avvocato, ultima battuta. Io praticamente condivido appieno l'assunto appena dichiarato da Gianfranco. Farei solo una piccola integrazione, molto parziale, ci mancherebbe, di stampo generale. Io penso che uno degli obiettivi fondamentali di una collaborazione come la nostra, anzitutto debba tendere a rendere la conoscibilità e quindi la conoscenza in prospettiva, effettivamente nel tempo, di cosa è veramente l'arciconfraternita. E quindi io ho preso spunto dalle parole sue, perché soprattutto l'isolano in generale una forma mentis, non voglio dire di diffidenza, ma quantomeno diciamo di una piccola chiusura, nella migliore delle ipotesi, nei confronti di chi proviene dal continente. Nel caso di specie, scardinare già tutto questo con fatti, eventi, comportamenti, già è un indice rivelatore importante di ciò che è l'opera che l'arciconfraternita di concerto appunto con TG Procida intende effettuare sul territorio. E quindi ripeto, benvenga ancora iniziative come queste. Noi siamo aperti ovviamente ad ogni tipologia di partecipazione, così come prospettava Gianfranco, e che dire più, facciamoci gli auguri corrispettivi, giusti per essere sintetici. Perfetto. Al massimo. Chiudiamo con Gianfranco. Sì, voglio chiudere ma ricordando una persona, un grande amico, una persona che aveva un cuore buono e grande. Io sono stato stamattina a fargli visita al cimitero di Procida, il diacono Gerardo Scotto di Perta. Gerardo era un mio amico, andavamo insieme in pellegrinaggio a Lourdes, e lo ricordo veramente con grande affetto e un gran piacere. Quindi spero che possiamo magari un giorno fare delle iniziative in ricordo anche di Gerardo. Perfetto, ci uniamo anche noi al ricordo di Gerardo, che era un nostro caro amico. Allora, grazie Gianfranco, grazie all'avvocato Lubrano, e diamo appuntamento ai nostri video spettatori la settimana prossima. Grazie e buona giornata. Grazie, buona giornata.